La storia abbastanza particolare che vi voglio raccontare è quella di Eduardo Veras de Guy. Sì, lo so, l'ho pronunciato male, ma lui è un attore messicano, non solo, è anche un cantante e un modello. È uno degli uomini più belli del mondo e non solo secondo me. Attualmente è anche l'attore più pagato ad Hollywood, almeno adesso nel 2019. Ma la sua storia è particolare perché lo ha raccontato in una serie di interviste. Lui nasce in un paese estremamente maschilista, il Messico, e dice, racconta che per essere un vero macho, per essere considerato un vero uomo, devi avere molte donne, conquistare molte donne. Edoardo quindi ha una fama di rubacuori, di sciupa femmine, e va avanti così fino al 28° anno di età. In quegli anni lui si trovava a Miami perché aveva cominciato a fare l'attore, a fare il modello, proprio ad Hollywood. E visto che il suo inglese era pessimo, aveva assunto un insegnante d'inglese, una donna delicata, ma soprattutto profondamente cattolica. Comincia a chiedere ad Edoardo cosa pensa della sua vita, ma un giorno gli fa una domanda fondamentale che cambierà tutta l'esistenza di Edoardo. Gli chiede se un giorno vorrà sposarsi ed avere dei figli. Edoardo dice certo, naturalmente. L'insegnante insiste e gli chiede: e ti piacerebbe avere delle figlie femmine? Edoardo risponde di sì. E l'insegnante lo incalza ancora e continua a chiedergli: e un domani, quando le tue figlie fossero diventate adulte, che tipo di uomo ti piacerebbe per loro? Edoardo comincia a descrivere un uomo completamente diverso da lui, quasi un santo, un uomo che tratti le sue figlie come perle, con amore, con delicatezza, che non le tradisca. Edoardo capisce che quello che sta facendo lui alle donne è qualcosa di orribile, perché le fa soffrire, fa false promesse, le inganna. Perché fino a quel momento lui riteneva giusto così, che la conquista fosse l'unico ruolo del vero maschio. Inoltre Edoardo ha anche 3 sorelle e comincia a pensare che altri potrebbero comportarsi come si è comportato lui, con sorelle di altri uomini, con figlie di altre famiglie. Qualcosa improvvisamente scatta in lui e cambia radicalmente. Quindi decide di non comportarsi più così, ma addirittura diventare completamente casto e donarsi soltanto alla donna che amerà per sempre. Questo non condiziona soltanto la sua vita amorosa, ma anche la sua vita lavorativa, perché comincia anche a rifiutare ruoli che secondo lui non sono decorosi nei confronti delle donne né nei confronti della sua vita, nella sua scelta di vita. Cominciano quindi a non chiamarli più e per 4 anni addirittura Edoardo non lavora. Fino alla fine lui spera e comincia a credere che la sua scelta di vita non potrà essere adattabile al suo lavoro. Ma un giorno arriva una svolta. Una piccola casa di produzione decide di fare un film, Bella. Fa questo film ed è un enorme successo. Edoardo risale sulla cresta dell'onda, è di nuovo famoso, cominciano a richiamarlo. Quindi dopo quei 4 anni per tener fede al suo nuovo modo di essere, al suo nuovo modo di vivere, finalmente viene ripagato. Pare a onor del vero che nel 2018, e noi glielo auguriamo, si sia fidanzato. Insomma, quante persone vivono per scelta nella castità? Non lo so, voi credete che la sessualità sia qualcosa di indispensabile? Ditemelo voi, come sempre, qui sotto nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere almeno quello che pensate della scelta di Edoardo. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale.